chiaro che vincere è importante non solo per la classifica, per il morale. E devo dire che è stata una partita dalle due facce, no? Nel primo tempo sicuramente abbiamo fatto, secondo me, una buona gara. Avevo scelto di provare a partire forte con giocatori che potessero mettere in difficoltà per la loro imprevedibilità, e secondo me dobbiamo essere più bravi e più cinici in fase realizzativa, perché sono le classiche gare che se non riesci a chiudere poi rischi anche di magari non vincerle. Quindi il primo tempo era andato bene, nel secondo avevo preparato i ragazzi a una ripresa totalmente differente, perché era ovvio che gli avversari avrebbero provato a venire fuori, e hanno giocato un po' più a viso aperto, ci hanno creato qualche difficoltà, soprattutto nel momento in cui hanno inserito degli attaccanti strutturati con queste palle lunghe. È ovvio che poi dopo, se non riesci a capitalizzare le occasioni che ti vengono magari concesse anche nelle ripartenze, dove noi abbiamo giocatori bravi nel poter far male agli avversari, rischi poi, come poteva accadere oggi, di magari di prendere gol. Porto di Bono, la reazione innanzitutto, siamo rimasti in partita, più che siamo rimasti in partita, ci siamo riversati soprattutto nella seconda parte della gara, nella metà campo avversario. Abbiamo mosso la palla veloce, ci siamo mossi bene, sia per le corsie esterne, per vie centrali, abbiamo cercato di sfondare sia esternamente che centralmente, ci siamo riusciti, siamo arrivati al cross sia sulla corsia di sinistra che sulla corsia di destra almeno 7-8 volte. Per via centrale abbiamo avuto due occasioni nitide, fino alla fine con Orazio, le spinte del portiere, nessuno è intervenuto lì a un metro dalla porta. Mi porto dietro comunque di aver creato, oltre alla percezione, di aver creato. Però poi, ti ripeto, sono arrabbiato con i miei, perché non possiamo uscire da queste partite senza punti.